i resti di un bivacco con tanto di materasso, l'asfalto dissestato fra buche e dossi, cartacce, lattine, sporcizia, i sacchetti dei rifiuti abbandonati per strada, scarpe sui gradini, vestiti sulla ringhiera, scene di ordinario degrado appena fuori dal centro di Treviso, il sottopassaggio della stazione ferroviaria, lo spazio sottostante il cavalcavia e la relativa rampa di adduzione, via Dandolo coi suoi tanti problemi, via Ghirada coi suoi frequenti allagamenti. Il quartiere di San Zeno non ne può più. Siamo trascurati in questo senso, siamo trascurati perché soltanto qualche settimana dopo o un mese dopo lo stupro che ci fu 3 anni fa in stazione passavano le volanti, polizia, carabinieri, ma fu un fumo negli occhi. Il traffico a velocità non sostenuta di più ancora, 100-120 all'ora la notte, perché è una via a senso unico. Quando tu esci guardi a destra e arrivano i ciclisti a manetta dall'altra parte. Che l'altro giorno ho preso sotto il cane. Ogni acquazzone, tromba d'acqua o che sia una pioggia normale, il passaggio della ferrovia è andato sott'acqua e è rimasto 2 giorni bloccato. È per questo che il consigliere di zona Stefano Pelloni ha organizzato per martedì 2 settembre alle 20.45 nell'auditorium della CGIL un incontro fra i residenti e il sindaco Giovanni Manildo, invitato anche l'assessore alla sicurezza Roberto Grigoletto per rispondere alle richieste di un'area che solo in parte è tranquilla. In altre zone vive un po' più di difficoltà, forse perché appunto anche il sistema di illuminazione è un po' difettoso, eccetera, quindi bisogna attivarci per renderlo più vivibile per tutti i cittadini in tutte le zone del quartiere.